Jumps to other universes, moving to collapse. Buongiorno sclerati, sono le 5 e un quarto, sono un po' in ritardo. Partiamo per la tappa numero 41 e andiamo verso Cori. Sono altri 20 e qualcosa chilometri e anche questi saranno duretti. È incredibile come alle 5 e un quarto di mattina Velletri sia vivissima. Una delle prime volte che succede di vedere così tanta gente in giro. 5:30 del mattino, ci sono già 21 gradi. L'umidità credo sia altissima perché la sento sulla pelle e non è coperto come i giorni passati, cioè non c'è praticamente una nuvola. Esco dal centro, sono su strada asfaltata, fortunatamente vista l'ora non ci sono tante auto, meglio così. Molto molto carina anche la parte esterna di Velletri, con un sacco di villette lungo la via che sto percorrendo. Anche oggi, come ieri, come l'altro ieri, come un sacco di giorni fa, la tappa di arrivo è in salita, con una bella salita ripida. Speriamo non vada come ieri, perché ieri me la porto dietro anche oggi in realtà, nel senso che sento ancora la fatica della salita e infatti questa mattina sono partito con un antidolorifico come colazione e non è il massimo. Ma guardate cosa c'è là, un arcobaleno, questa è l'umidità di cui parlavo prima. Oh, che spettacolo. Guardate chi c'è là dietro che arriva. Si sono create però delle nuvole sopra e speriamo che anche oggi scendano. Che bella però l'alba. C'è una leggerissima pioggia che mi sta accompagnando. Di là c'è il sole, anche se adesso non si vede. Fantastico. Fantastico veramente, perché comunque mi rinfresca un pochino, visto che ho già caldo. Guardate che bello sto ranch e il cucciolo che mi abbaia. Ciao! Che meraviglia queste casette. Qui è pieno di olivi dappertutto. Mi ricorda un po' l'inizio del Lazio. Si capisce comunque che siamo usciti da Roma. Molto diverso, meno caotico, la gente è sicuramente più tranquilla. Questa è una cosa che ho notato subito. Finalmente si fa viva anche via Francigena. Chiaramente la prendiamo al contrario, ma questo mi rassicura sul fatto che siamo giusti, visto che questa mattina, anzi ieri, ho cambiato la mappa per arrivare fino a qui, pensavo di perdermi e invece vi dirò che è andata bene. Iniziamo ad avvicinarci al parco naturale del lago di Giulianello. Bello, per il momento ancora fresco, anche se è presto. Guardate un po' dov'è nascosta. C'è la segnaletica, Ho fatto fatica a vederla, ma c'è, quindi qua si taglia per i campi e comincia di nuovo a gocciolare. Bene bene,
questa cosa dei cani che abbaiano di continuo, e visto dove sto camminando, visto cosa c'è per terra, qui è chiaro che passino le pecore e che quindi ci siano dei greggi nella zona. Sono quei famosi greggi non tanto per le pecore ma per i cani da guardia, da cui bisogna stare attenti. Quindi con molto silenzio faccio pochi video per non fare tanto rumore. Comunque lassù c'è una rocca che sembra molto interessante, ma io proseguo di qua. Sono praticamente in mezzo al nulla. Che tranquillità. Ovviamente sono io e lo zaino Johnny. Mi sembra un film del Vietnam camminare qua in mezzo. Ma che roba. Ed eccoci arrivati al lago di Giulianello, laghetto, una cosa piccola che non c'entra nulla con il lago di Castel Gandolfo, che però è segnalato e quindi lo attraverseremo. Non il lago, lo costeggeremo, lo affiancheremo, insomma ci giriamo attorno. E tra poco finisce anche questa via, che ha lungo tutto il percorso dei cartelli con frasi, cantici. Bella all'ombra, porta al laghetto, dove c'era un signore che stava pescando. Ma complimenti a questa via, molto bella da percorrere, e brava via Francigena che l'hai scelta per le tue tappe, i tuoi percorsi. Non lo so perché, sono sicuro che sto impazzendo. Questo posto, questa camminata lunga, mi ricorda il Cansiglio. Non c'entra assolutamente nulla con il Cansiglio, però ragazzi, sto impazzendo, è ufficiale. E poi giù in fondo lì io vedo pianezze, vedo chiaramente pianezze. Mi sto sclerando malissimo. Siamo di nuovo su asfalto. Proprietà privata a destra, proprietà privata a sinistra. Speriamo ben. Siamo arrivati a Giulianello. Tra poco passiamo per il centro. Ho scoperto essere frazione di Cori. Cori pensavo fosse veramente piccolissima. Invece anche Giulianello come frazione. Wow. Cerchiamo un bar e ci fermiamo per riposare. Siamo a metà percorso. Pausa fatta, mancano 8 km, la stanchezza si sente tutta. Ma andiamo avanti, dai! Ultimo pezzetto di discesa e poi da qui comincia la salita. Che bella ripida fino a Cori. Quindi prendo un po' di fiato adesso che posso e ci sentiamo tra un po'. Qui solo per farvi capire il demonio che ha ideato questa strada. Rallento un minuto solo per fare una considerazione. Non so se avete visto che mi sono un attimino rattristito. Praticamente io non ho mai visto così tanti animali morti lungo il ciglio della strada come oggi. Un maremmano, una volpe,
un cinghiale e adesso ho visto una specie di lontra, sembra, non era un castoro, sembrava veramente una lontra. E quindi mi ha buttato un po' giù questa cosa. Comunque dai, andiamo avanti. Comunque sia, bellissimo il paesaggio. Ho sempre più paura che sia quella da su, Cori. Ma molta paura. Che posti, ragazzi. Finisce qui il tratto pianeggiante. Adesso ci sono più 210 metri in altezza su quello che su quella che è una lunghezza di 3 km. Quindi ci vediamo lassù. Mi sono riparato un attimo all'ombra di un olivo. Allora, è uscito anche il sole. Siamo quasi a fine tappa ed è tutto in salita. Quindi mettiamo insieme la fatica di 18 km circa percorsi, il caldo del sole, ci sono 29 gradi, e la salita. Li mettiamo tutti assieme e fate voi la conclusione di come mi sento in questo momento. Una tappa di 5 minuti mi serve sicuramente. Come sempre, finale in salita, guardate quanto sono alto e quanto sale ancora. Il fumo che vedete ogni tanto è il fieno che dopo essere stato tagliato viene raggruppato e bruciato, e anche quest'aria così pregna di fuliggine non aiuta l'arrivo. Ultimo piccolo tratto con una salita leggera e poi c'è un picco infinito per un chilometro prima di arrivare a dove devo riposare. Ed eccolo qua, in fondo lì che inizia. Ecco lì in fondo la mia destinazione. Quella è Cori. Se n'è ancora di strada, eh? Però perlomeno si vede. Le bufale mi mancavano. Buongiorno, che bella che sei. Non chiedetemi come ci sono riuscito oggi, ma siamo arrivati a Cori e la tappa numero 41 l'abbiamo fatta, ragazzi. Tappa difficilissima, difficilissima, però ci siamo. Wow, anche oggi stanchissimo, ma felice. Ma guardate che è venuto a trovarmi! Ciao Idard! Ciao Beatrice! Grandissimi, grazie mille di essere qua.